Ciao a tutti, allora oggi primo video della serie Risparmio. Primo fra virgolette perché comunque i vecchi di voi che sono ancora rimasti sapranno che forse un paio d'anni fa avevo già fatto una semi rubrica incentrata sul risparmio. Questa è la versione 2.0, diciamo così. Visto che, come vi ho detto, per vedere la nuova direzione che avrebbe preso il canale, mi sono postato un paio di domandine e ho capito che in realtà la cosa in cui sono più brava attualmente è risparmiare. E quindi volevo spargere la mia conoscenza con il mondo intero. Con il mondo intero, i due poveri cristiani che guardano ancora i miei video. Ma vabbè, chi se ne frega, prima o poi qualcuno troverà utile anche solo una piccola frase di quello che ho detto e io sarò contenta così. Allora, io sono per il risparmio il più possibile su qualsiasi cosa. Scusate. Perché comunque ho degli obiettivi miei e voglio arrivare ad un dunque con questi obiettivi. Ho la mia scaletta, le mie strategie e cose varie. Poi di questo magari vi parlerò più avanti. Però comunque sia, se avete intenzione di fare qualcosa, se vi serve del denaro o semplicemente perché volete arrivare più tranquillamente a fine mese, la cosa che dovete fare il più possibile è risparmiare, non c'è niente da fare. Questo significa, prima di tutto, eliminare gli extra. Io spendo solo nelle cose essenziali, ovvero la spesa alimentare e le bollette. Poi, vabbè, una volta ogni tot vado a prendere le cose che mi servono per la casa, ma intendo tipo detersivio. Scusate, sto morendo. Le cose per la casa io le acquisto tutte insieme al Mauris. Non so se c'è in tutta Italia o se è solo la Lombardia. Non ne ho la più pallida idea. Allora, non è che così facendo non vivo più, per amor del cielo, ho un piccolo budget in caso di spese, cioè se comunque ai bambini serve qualcosa non è che non glielo prendo o glielo nego per amor del cielo. Però comunque cerco di stare contenuta. Ad esempio, io vestiti non ne acquisto da eoni. Ma vivo benissimo lo stesso. Non è che vado in giro nuda, non è che vado in giro con le pezze addosso. Semplicemente perché comunque sia, abbiamo un sacco di vestiti nel nostro armadio e alla fine usiamo sempre le solite tre cose. Quindi che senso ha andare ad acquistare cose in più che alla fine rimarranno lì a marcire. Poi, una volta a settimana mangiamo la pizza, quindi anche lì non è che mangiamo riso e patate. Voglio dire, la spesa alimentare va fatta con criterio e bene, con una lista e facendo comunque un menu settimanale. Il menu settimanale aiuta veramente tanto a dimezzare i costi per quanto riguarda la spesa alimentare, perché alla fine andremo avendo ben chiaro in mente quello che dobbiamo acquistare, eviteremo di prendere cose in più che poi andranno sprecate, perché io mi rendevo conto che alla fine nel frigorifero mi rimanevano sempre quelle cose extra che poi andavano buttate via. Quindi, utilizzando il menu settimanale, ho ridotto anche questo tipo di spreco.
Mangiavo la pizza, la mangiavo una volta a settimana, fatta in casa dalla sottoscritta. Se non avete voglia di fare l'impasto e di mettermi lì ad aspettare ore, io vi consiglio l'impasto già pronto, quello dell'Eurospin. Quello, la base per la focaccia, è molto più buona per fare la pizza. Così, giusto, se volete essere pigri, con 1 euro, fate 1,50 euro, vi fate la pizza tranquillamente. Poi per i condimenti abbiamo sempre in casa qualcosa. Che siano verdure, che sia una scatoletta di tonno o dell'affettato, quindi come condimento. Anche lì potete sbizzarrirvi. Un'altra cosa che faccio è autoprodurre il più possibile. Anche qua, se siete vecchi nel canale, lo sapete che io sono la regina dell'autoproduzione. Nel mentre giustamente il canale di mia madre ha deciso di abbaiare senza nessun apparente motivo. Molto bene, molto bene. Grazie a lui per essere sempre presente nei miei video. Ho dovuto chiudere la finestra, ma si sente lo stesso questa maledetta canina. Spero non vi dia troppo fastidio, ma d'altra parte è l'unico momento in cui i bimbi dormono e io posso girare il video perché sennò stiamo freschi. Allora, andiamo avanti perché qua i tempi sono sempre stringatissimi. Un'altra cosa che faccio è evitare gli sprechi in casa, nel senso. A parte il fatto che io vivo con una persona che accende tutte le luci di tutte le stanze anche in pieno giorno e poi le lascia accese, è una cosa che mi urta incredibilmente. Quindi io passo dietro e spengo le luci. La stessa cosa la fa Morgan, amore mio, l'ha preso dalla mamma, grazie al cielo lui. L'acqua, l'acqua, maledizione. Se non state utilizzando l'acqua, spegnetela. Spegnetela, io ho il mio compagno che lui arriva, apre l'acqua della doccia e poi va a prendersi i vestiti e ci urla in giro per casa. No, io arrivo e gli spengo l'acqua come l'infida maledetta che sono. Queste cose in Cina, a parte il fatto che è uno spreco incredibile, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo. Non so, va in giro, così a caso. Vabbè. Ah, mi ero saltato un pezzo per quanto riguarda la spesa. Vedete che io le scalette le faccio, ma che senso ha scrivere le scalette se poi faccio il cavolo che voglio? Sono proprio una persona anarchica, guardate. Dicevo, sempre in tema spesa, un'altra cosa da evitare è acquistare i piatti pronti. Per l'amor del cielo, sono comodi e tutto, però prima di tutto non sono sani e secondo andate comunque a spendere tantissimo in più per niente. Io ad esempio quando ho il sabato libero, tra virgolette, perché con tutte le cose che mi ritrovo a fare al sabato, la libertà è l'unica cosa che non ho. Però vedo di organizzarmi il più possibile e il sabato preparo delle cose per la settimana o per il mese. Quindi, se non sapete cosa sia il meal prep, andate a guardarlo. Preparo comunque vari piatti già pronti, partendo comunque dalle materie prime. E se li devo mangiare in breve periodo, li metto in frigorifero, altrimenti li surgelo, poi quando ne ho bisogno vado semplicemente a tirarli fuori dal freezer il giorno prima e farli scongelare. Quindi avrò comunque la comodità del piatto pronto, tra virgolette, ma non avrò speso eccessivamente e soprattutto andrò a mangiare delle cose sane. L'ultima cosa. No, scusate, le ultime due cose importantissime. Prima di tutto, se avete un giardino, fate l'orto. L'orto risolve un sacco di problemi,
sia per quanto riguarda il mangiare sano, sia per quanto riguarda i costi, dato che comunque io non mangio carne, quindi la maggior parte della mia alimentazione è composta da verdura. Morgan è un mangiatore seriale di qualsiasi cosa che sia verdura e frutta. Diciamo che la nostra spesa alimentare era principalmente improntata su frutta e verdura, e almeno così ho ridotto davvero tanto i costi. E poi comunque volete dire, cioè la soddisfazione di mangiare qualcosa che avete coltivato voi stessi. Io ho Morgan che al mattino si sveglia, la prima cosa che deve fare è andare nell'orto, si raccoglie le sue fragole per fare colazione. Poi va a controllare se c'è qualcos'altro di pronto nell'orto. Lui si diverte tantissimo, mangia sano, capisce da dove proviene il cibo e non solo da confezioni super mega plastico del supermercato. E poi vabbè, io mi diverto tantissimo, mi piace un sacco fare l'orto. Peccato per le zanzare, perché anche ieri sera sono scesa ad arraffare quello che era maturo e vi dirò, sono stata divorata viva completamente. E calcolate che avevo su anche l'antizanzare, ma fin quando ho raccolto le fragole, ho raccolto i peperoni. Ok, sono arrivata nella zona zucchine lì. È iniziata la tragedia. Quando poi mi sono abbassata per raccogliere i cornetti, un suicidio. Un suicidio. Volevo strapparmi la pelle via dal corpo. Ma andiamo avanti. La cosa più importante rimane comunque fare budgeting. È inutile che ci giriamo intorno. E nel mentre ho mosso il cavalletto, molto bene. Cioè, fare budgeting è la prima cosa che dovete imparare a fare. In quanto voi potete dire sì, io non spendo per extra, so esattamente dove vanno a finire i miei soldi. No, non è così. Se non fate budgeting non lo saprete mai. Perché voi non avete idea dei soldi che si buttano in cose totalmente inutili. Prendetevi ad esempio, non lo so, un Kakebo, potete acquistarlo, oppure se vi trovate meglio, ci sono un sacco di app sul cellulare per vedere effettivamente dove vanno a finire i vostri soldi. E potete dire, ma sì, 1 euro, 2 euro, chi se ne frega? No, perché alla fine vanno a incidere. Io ad esempio, vabbè, ma quello è stato, diciamo, una cosa in più. Ho smesso di fumare quando sono rimasta incinta di Morgan. E lì mi sono davvero, davvero resa conto di quanti soldi andavo a buttare. E da allora ho iniziato seriamente a risparmiare. Si è svegliato il bimbo. Perfetto. Vediamo di concludere il prima possibile. Quindi andate ad analizzare veramente le spese che fate e conteggiate anche l'euro, 2 euro, perché se voi, che ne so, vi bevete 3 caffè al giorno, fate un rapido calcolo, fate 1 euro, sono 3 euro al giorno per 30. Alla fine sono 90 euro al mese, che per 12 mesi sono 1.080 euro. Con 1.080 euro quante cose potete fare? Per cosa? Per bervi il caffè al bar? Per farvi la pausa caffè in giro? Che poi alla fine diventa un automatismo, non vi rendete neanche effettivamente conto che avete bevuto il caffè. Quando lavoravo
non dove lavoro adesso, anni fa avevo fatto la consulente finanziaria per un breve periodo di tempo e io mi ricordo che veramente lì io arrivavo alle 10:30, 11 del mattino, avevo già bevuto 7 caffè. Cioè, calcolate per l'arco di tutta la... A parte che poi tornavo a casa che tremavo, sembravo una in crisi d'astinenza da droghe pesanti. Però voglio dire, dovete valutare bene quello che volete. Io ho eliminato il caffè, che adesso è raro comunque che mi prendo il caffè quando sono in ufficio, principalmente per una questione di salute, al di là di tutto, perché comunque troppo caffè ti devasta l'esistenza. Però comunque sia, aspettate che ci sono svegliati. Bene, uno dei piccoli sta vagabondando come un simil ninja. Mannaggia sta cagnara. Bene, direi che chi poteva fare casino ha fatto casino in questo momento. Mi sono persa via come al solito, intanto ho preparato la colazione del grande. Molto bene. Dicevo, comunque imparate a gestire bene le vostre spese, imparate a capire dove escono i soldi. Perché comunque sono il vostro tempo, cioè non è che cadono dal pero. Se come me prendete 7 euro l'ora, poi vi rendete conto delle spese veramente superflue. Io non voglio buttare il mio tempo, voglio che il mio tempo sia del tempo di qualità, preferisco spenderlo con i miei figli, quindi se ho bisogno di meno per vivere, ho bisogno anche di lavorare meno, di conseguenza passerò più tempo con i miei figli. Poi ognuno la può vedere in maniera diversa, può risparmiare per comprarsi l'ultimo cellulare, la macchina che gli piace, un viaggio che ha sempre voluto fare, quello che volete, ognuno ha i suoi obiettivi. Che siano più o meno importanti, però io so quello che voglio io, voi sapete quello che volete voi. E anche questa è una cosa importante, dovete capire quello che volete, perché se non avete un chiaro obiettivo in mente, non sarete abbastanza motivati. E detto questo, vi saluto perché tra la tosse, tra il cane, tra i bambini, se no non ce la caviamo più. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!